Modellare ballerine, cavalli e nudi femminili in tre dimensioni fu una costante della produzione artistica di Degas a partire dall'inizio degli anni Ottanta o forse anche prima, e costituì la sua attività esclusiva negli ultimi anni quando divenne cieco. Ciononostante, questa parte tanto significativa della sua creazione artistica venne alla luce solo dopo la sua morte nel 1917, quando più di 150 piccoli modelli in cera vennero ritrovati nella sua bottega. Gli eredi presero la decisione di farli fondere e affidarono l'incarico al fonditore Hébrard, che nel 1920-21 ne produsse 22 serie di 72, scegliendo tra quelli in condizioni migliori. Gli originali presentati in questo video sono opere straordinariamente moderne, anche per come venivano realizzate. Intorno ad un'intelaiatura di legno e filo metallico, Degas modellava in cera, spesso mischiata a polvere di terracotta, per dare al materiale un colore più caldo e naturale. Per risparmiare sul materiale, a volte utilizzava cotone, pezzetti di legno e di sughero, stracci, su cui metteva la cera da modellare. In alcuni casi, i diversi materiali erano visibili, come in questa tinotta, in cui Degas utilizzò del piombo per realizzare la bacinella, con uno strato di gesso scabro sul fondo per imitare l'acqua. La base su cui appoggia la bacinella è fatta di stracci impastati alla meglio con malta grossolana e aveva aggiunto capelli veri sulla testa. Una vera anticipazione della scultura polimaterica del XX secolo. Questa è la sua scultura più famosa, l'unica che lo stesso artista abbia mai mostrato in pubblico. È la giovane ballerina di 14 anni che Degas presentò alla sesta mostra impressionista del 1881. Rappresenta la giovane Marie van Goethen, ballerina all'Opéra di Parigi, di origini umili e destinata ad un futuro infelice. Fu una elaborazione lunga, testimoniata dai numerosi disegni anche datati e dai modelli in cera che raffigurano Marie nuda o vestita in posizioni diverse. La gamba destra è in avanti e i piedi sono rivolti all'esterno nella quarta posizione della danza. Il peso è concentrato sulla gamba sinistra. Le braccia tese dietro la schiena con le spalle portate all'indietro, le mani unite e la posizione della testa leggermente piegata all'indietro ma con il collo spinto in avanti indeboliscono volutamente la stabilità. La cera impastata con terracotta è modellata su un'impalcatura complessa e polimaterica ed è completata con una coda di capelli veri legati con un nastro di satin, un corpino di pizzo e un tutù di tarlatano. Scarpine di raso rosa coprono i piedi e sembra che le gambe fossero in origine ricoperte da un paio di calze, poi perdute. La critica reagì con estrema durezza, parlando di una scimmia, di un asteco che sarebbe stato meglio in un museo antropologico che in una mostra d'arte. Solo Joris Karl Huysmans, lo scrittore che incarna l'estetismo francese di fine secolo, si entusiasmò per la modernità della scultura. Vera e viva, commentò, non come quei cadaveri bianchicci a cui siamo abituati. E in effetti la piccola ballerina di Degas ha segnato un prima e un dopo nella scultura europea. Non è vero, come qualcuno ancora sostiene, che l'artista non abbia più voluto esporre le sue sculture per la terribile accoglienza riservata a questa, ma Degas scolpiva solo per se stesso, come ripeteva spesso agli amici. Per mia sola soddisfazione io modello con la cera animali e persone, non per rilassarmi dalla pittura o dal disegno, ma per dare alle mie pitture e ai miei disegni più espressione, più ardore di vita.